avevamo un'officina elettromeccanica e lavoravamo, eravamo io e papà con un po' di operai e si lavorava. I pianti di irrigazione, le parti elettriche, centrali, alternatori, e facevamo un po' tutto. E si lavorava tanto, notte e giorno. Lì in officina mi è successo l'incidente. Io sono caduto in un pozzo. Quando ho avuto l'infortunio sono caduto, c'erano gli operai con me. Fortunatamente non sono svenuto, perché altrimenti non li potevo neanche chiamare. Mi hanno tirato fuori e mi hanno portato in ospedale, tutto qua. E da lì ho avuto la frattura della vertebra, la lesione del midollo spinale, e da lì sono rimasto sulla sedia. C'è un nuovo centro che stanno aprendo a Ostia per Mirolesi, a Roma, dice, a Ostia. Chi è che vuole andare? E io ho alzato subito la mano, voglio andare io, perché mi avvicinavo un po' così lontano a Cartina. Poi dico, a Roma io ho dei parenti, c'ho una zia, c'ho i cugini, c'ho parenti, c'ho tutto, vado subito a Roma. Si chiamava Villa Marina si chiamava. Abbiamo iniziato a fare sport, e la pallacanestro, la scherma, il pietavo, il nuoto. Si andava al mare, avevamo una barca, andavamo al mare. E un giorno sì, un giorno no si andava al mare. E al mare lì si nuotava, si faceva. 3 giorni in piscina e 3 giorni al mare. E a Contea ci divertivamo come matti. Eravamo vivi tanto. Eravamo impegnati. Ed era bella la vita. C'era la provvisione di andare all'estero, di prendere l'aereo, di viaggiare. Capito? Allora si faceva anche sport. Ti impegnava così, dice, io almeno vado a spasso, prendo l'aeroplano. Non ho mai preso l'aeroplano, la prima volta. Ogni anno c'era sempre i campionati. Ogni anno c'erano le uscite. I campionati, le uscite. Ogni quattro c'erano le Olimpiadi. Antonio Maglio, un omone, una presenza enorme, me la presentava. Lui era il direttore e c'era lui che veniva a fare le visite con tutto il seguito dei medici. Maglio è stato un grande uomo. Ha fatto tanto per lo sport, per i malati, per tutto. Ma noi abbiamo fatto una cosa, ma siamo stati... Ma che ci fregava a noi? Beh, l'anni dell'INAIL. Sì, INAIL. Beh, era INAIL, l'istituto, l'ospedale è INAIL. Dopo è passato la regione, tutto, ma era INAIL. E con l'INAIL si stava bene. Ho fatto l'autista all'INAIL dal 61 fino a quando stanno a pensione. Io lo portavo i ragazzi con il pullman 3 volte a settimana in piscina al Cittadino della Garbatella. La domenica allo stadio e poi per le varie gare che si organizzavano in Italia stavo sempre con loro. No, il gruppo era stupendo perché sono rimasti ancora tutt'oggi sono tutti amici, quindi si stava sempre assieme sia quando si lavorava che quando non si lavorava. Ma lui era l'unico che ci ha voluto e gli volevamo bene anche noi, non è che ci voleva bene solo lui, era l'unico che veniva sempre, ci ha sempre seguito. Ma io ho sempre dormito con loro. Sempre seguito. Anche sempre. Se mi pagavano l'albergo, non ho mai dormito in albergo. Molti si stancavano, andavano, venivano, ma lui era sempre presente. Era una famiglia, non come una famiglia, era proprio una famiglia. È cambiato. Io ho passato più tempo con loro che a casa. Io mi sono sempre visto anche fuori, ancora oggi. Io ancora oggi sono 20 anni che sono in pensione, eccomi qua. Ancora qua, è sempre presente, viene a trovarci, siamo rimasti sempre... La gioventù, dove andavamo, la gioventù che ci veniva dietro, la gioventù che ci sta, eravamo giovani anche noi, ma la gioventù che ci veniva a vedere era una cosa straordinaria. Nel 60 è stata la medaglia d'oro al ping pong, poi è stata d'argento, è stata la scherma e terza e di bronzo al nuoto, perché quella volta non era... una selezione, ti specializzavi su uno sport, facevano un po' tutti gli sport. Eravamo le prime gare, le prime case, ci facevano impegnare un po' in tutti gli sport. E le soddisfazioni erano enormi, non si può capire se non si sta lì sopra. Erano emozioni pure, no? Se non... qualche volta anche qualche lacrimuccia usciva, era bello, era il compenso di tutte le fatiche, era la soddisfazione. Nel 2006... mi hanno contattato l'organizzazione di Torino che stavano organizzando i giochi invernali per disabili. Mi hanno dato l'incarico di fare il tedoforo e allora ho fatto il tedoforo a Torino. Che devo dire, Vittorio, è stato un grande persona, un grande amico, come tutti quanti gli altri. Poi sai, ci si affiatava di più, no?
con chi si legava di più anche noi stessi, con chi si affiatava di meno. C'erano i gruppi, no? Quello era un gruppetto, noi eravamo un altro gruppo, perché quando uscivamo, che andavamo fuori, anche eravamo sempre 15-20 persone. Eravamo sempre. Beh, Vittorio tanti. Loi, forse. È stato grande. Sono io che posso raccontare un po' di più dell'arte. Ecco, dillo te. Io ci ho vissuto una vita con Vittorio Loi. Sono quello che l'ho accompagnato all'ospedale. E poi l'hai visto gli ultimi respiri, hai visto anche di Vittorio Leite, tu eri presente. Caro mio. E non è bello ricordarlo in quei è morto momenti. Braccio a me, quindi. In quei momenti non è bello. Di Roberto è stato forte, grande, È stato uno dei migliori di noi. E se non è proprio il migliore, alla pallacanestro, a tanti sport. A tanti sport, è stato buono, bravo, bello, un amico, tutto. L'ultima volta ci ho fatto una mezza litigata qui dentro, prima che morisse. Roberto, siamo stati grande campione. Tanti anni assieme, perché lui ha sposato, siamo partiti in viaggio di nozze assieme, io già avevo un bambino di 6 mesi, quindi poi ho battezzato la figlia, quindi è stato un rapporto stupendo.